Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi non è un video qualunque perché è il centesimo video che pubblico. Quindi, come vi ho promesso tempo addietro, faremo una lezione di taglio al coltello, sperando che quello che io so riesca a trasmettervelo e che vi possa essere utile. Ho preparato qui un po' di verdure e di ortaggi per fare delle prove sui vari tipi appunto di ingredienti, quindi il tempo di rassettare un attimo e ci vediamo per fare questa lezione. A tra poco. Faccio una piccola premessa, lezione teorica, quindi oggi sarà un po' noioso forse. Coltelli, io qui ho tre tipi di coltelli, avete già visto nell'altro mio video, se mai ve lo rimetto qui. Ho il mio coltello preferito, il trinciante, quello più grande di tutti, a lama liscia. Questo che è più piccolo, sempre su quella falsa riga lì, sempre a lama liscia. Questo anch'esso è a lama liscia, ma ha questi inserti, diciamo così, questi incavi che servono per non far attaccare i prodotti che tagliamo. Ad esempio, per le patate è comodo perché avendo dentro l'amido, questo qui fa sì che si stacchi la fetta che abbiamo tagliato. Poi ho uno spirucchino e un coltello seghettato che serve per gli alimenti acidi, quindi pomodoro, limone, agrumi in generale. Ho anche un pelapatate che poi ovviamente serve per pelare tutti gli ortaggi e le verdure e l'acciarino. Allora, prima di iniziare io sempre con l'acciarino do un paio di passate a tutti i coltelli che utilizzo. Sentite la differenza della lama, questa è molto più fine di questa, si sente già il suono, così come questa. Ok, ovviamente questo qui seghettato non lo dobbiamo affilare, quello piccolo sì. I coltelli, allora, quando utilizzate come me più di un coltello, ora magari non vi capiterà, però facendo lezione teorica ve lo voglio dire, la disposizione delle lame deve essere fatta in maniera da non tagliarsi, cioè il coltello più grande sta più lontano, via via ci si avvicina al tagliere o comunque all'area di lavoro, le lame devono essere messe così in diagonale, in maniera tale che qualsiasi coltello io prenda non vado a toccare la lama né davanti né dietro, ok? Perché questi essendo molto affilati basta anche sfiorarsi che ci si taglia. Un'altra cosa dei coltelli, devono essere sempre molto ben affilati, perché è molto più pericoloso un coltello non affilato di un coltello affilato. Comunque sia, se vi doveste tagliare, il taglio, diciamo, è netto, bello pulito, basta disinfettarlo e si risarcisce molto velocemente senza neanche lasciare spesso la cicatrice. Questi coltelli qui non vedono mai la lavastoviglie. Questi li lavo a mano con una spugnina, quella, il sapone, quello per i piatti e li sciacquo con l'acqua calda, così come esce dalla cannella o rubinetto, che dir si voglia, della cucina, così da disinfettare, diciamo in questa maniera, mai mai in lavastoviglie. La lavastoviglie rovina il filo dei coltelli. I coltelli, questi qui, non li uso mai per spaccare, per esempio, le ossa, per quelle c'è la mannaia o comunque altri coltelli magari non affilati, eccetera, perché qualsiasi botta gli venga data, comunque va a rovinare il filo della lama. Il tagliere deve essere sempre il più grande che avete a disposizione o che avete la possibilità di mettere sul piano di lavoro. Io sempre, anche questo qui, sotto al tagliere ci va messo un qualcosa, tipo una spugna come questa, un cencino come questo, bagnato, molto bagnato, in maniera tale che io quando ci metto il tagliere sopra, il tagliere non va da nessuna parte. Se mettessi il tagliere così, il tagliere poi dopo vedete mi va a giro ed è molto pericoloso, quindi una di queste spugnine, oppure se non ce l'avete uno Scottex bagnato è l'ideale. Ovviamente non deve avere il grosso spessore, se no si sbilancia, quindi queste qui si trovano benissimo in commercio, io le uso sempre per fare appunto queste cose qui e come vedete il tagliere non c'è verso che si muova. Fatta questa piccola introduzione, mi scuso ancora per la lezione teorica che può essere un po' lunga. Partiamo con il taglio vero e proprio. Ovviamente prima tutti i prodotti vanno puliti. Le patate, queste le ho semplicemente lavate, adesso le andiamo con il pelapatate a levargli la buccia. Quando uso le patate le pelo
Dopodiché le metto sempre in acqua fredda, per ammollo in acqua fredda per anche 2 ore, 3 ore, 4 ore, quello che è, così che perdano un pochino l'amido, e al taglio e in cottura è molto più semplice. Io oggi non l'ho fatto questa operazione per farvi vedere quali difficoltà possiamo incontrare a tagliare una patata cruda piena di amido. Quindi, come vedete, con il pelapatate in 2 secondi e mezzo, senza buttare via mezza patata, perché vedete questo com'è fine, non so se si riesce a vedere, viene via soltanto la buccia superficiale. Ovviamente pigiando di più si fanno le fettine. Ok, queste sono le patate. Prendiamo un cetriolo, stesso discorso, si fa la stessa operazione. Vedete, non si deve fare grossa fatica, semplicemente si taglia così. Ora qui c'è il picciolo che tolgo con lo spelucchino e continuo questa operazione. Le zucchine ovviamente non vanno pelate. Per esempio, io ho preso il cetriolo per fare appunto questa doppia funzione, e poi perché farò registrerò dopo la panzanella, di cui vi metto qui il link. Ok, questo è il cetriolo, e le carote stesso discorso, si prende questo qui e si fa giro giro, perfetto. Poi qui ho delle cipolle. Le cipolle vanno mondate ovviamente senza il pelapatate, quindi si leva, diciamo, la parte del culaccino, poi si incide 1 o 2 veli e si leva le foglie più, diciamo, più esterne. So che starete pensando: ma c'è un trucco per non piangere quando si taglia le cipolle? No, non c'è, però io faccio così, le tengo in frigorifero, un minimo aiuta, e poi bisogna straziarle il meno possibile. Quindi meno si pigiano, meno si lavorano, meno diciamo così odore rilasciano. Ovviamente dipende dal tipo di cipolle. Queste sono cipolle dolci, tipo Tropea, queste sono quelle di Cannara. Quel tipo di cipolle lì è molto più difficile che facciano lacrimare gli occhi. Allora, ho lasciato volutamente tutta questa pellicolina che le cipolle hanno tra uno strato e l'altro. Questa va rimossa tutta, ok? Perché quando si taglia, questa non si taglia mai, perché vedete è molto resistente, non c'è verso di tagliarla, e il coltello scivola di fianco e rischiamo di farci male oppure di fare una fetta spessa in questa maniera. Quindi queste qui, semplicemente così, la grattiamo proprio via e la leviamo completamente finché la cipolla non rilascia tutto il suo diciamo lato bello liscio, così senza quelle impurità. Ok, a questo punto sistemo tutto e iniziamo a fare il taglio vero e proprio. Ok, allora provo a fare anche una ripresa, diciamo, in soggettiva. Dunque, in linea di generale la prima regola è quella di trovare un piano, va bene? Quindi la cipolla come facciamo? Con la mano così, a cavalcioni, diciamo a cavallo della cipolla, così che le lame non riescano proprio mai ad incontrare le dita, la dividiamo in due. Ok? Una volta che l'abbiamo divisa in due, la cipolla ha il suo piano, quindi possiamo procedere a fare un taglio a, diciamo, rondelline, in questa maniera, così. Ok? Il trucco qual è? Allora, bisogna innanzitutto, le dita non devono mai essere messe così, ma devono essere messe così. Ok? Quindi la lama deve battere sulla parte anteriore delle nocche, le ultime falangi devono stare girate indietro, il pollice deve essere sempre dietro le falangi, quindi il coltello va a tagliare qui così, non so come fare a farvelo vedere, ecco così, e il pollice deve sempre stare dietro, quindi in questa maniera qui. Quindi si butta a metà, si punta, diciamo, le dita, si accomodano per arrivare a filo del taglio e il pollice deve stare sempre dietro. Il taglio non è questo, cioè non stiamo facendo un pesto, ok? Il movimento deve essere questo, perché questa parte qui è fatta apposta per agevolare questo taglio, quindi il movimento deve essere questo, ok? Dopodiché partiamo e facciamo le fettine, più o meno fini, ovviamente
se ci regoliamo con la mano sinistra o la destra, se siete mancini, a seconda di dove mettete le nocche e batte la lama, verrà più o meno alta la fetta. Ok, in questo caso mi servono molto fini, le faccio più fini. Quando si arriva in fondo, che non c'è più spazio, come in questo caso qui, dobbiamo in qualche maniera ingegnarsi. Quindi o buttiamo giù e usiamo la parte, diciamo, più piatta, quindi lavoriamo in questo senso qui. Ok, oppure dobbiamo piano piano andare lì a seghettarsi, ma non ha molto senso. Questa è la cipolla che è tagliata, non so se si nota, ma più o meno è tutta della stessa altezza. Questa è la cipolla, quella a rondelline. Se volessimo fare invece per un soffritto o per qualche altra preparazione una cipolla a cubettini, va bene, dobbiamo procedere in questo modo. Come si fa? Si fanno dei tagli longitudinali, vedete la mano sta sopra? Così anche se il coltello mi scappa, va in qua. Le dita non le incontra mai, ok? Arriviamo quasi fino in fondo. Uno, poi ne facciamo un altro, ne facciamo un altro ancora e un altro. In questo modo abbiamo fatto la cipolla, vediamo se si riesce a farla vedere, a diciamo piani. Ok, a questo punto la giriamo, io per comodità la giro verso di me e poi facciamo dei tagli quasi fino in fondo. In questo verso qui, così. Dopodiché rigiriamo la cipolla, che adesso è tagliata in orizzontale e in verticale, e gli diamo un taglio come abbiamo fatto prima. In questo modo, così, andando a tagliare nel terzo verso, diciamo così, in pochi istanti abbiamo la cipolla tritata per fare, diciamo, un soffritto. O per fare qualcosa, rimarranno dei pezzi in questa maniera. Quindi questi qui semplicemente li schiacciamo il più possibile, ok? E proseguiamo con questo taglio in questa maniera. Quando arriviamo qui, io faccio così, lo divido in due, sempre con la tecnica della mano a cavalcioni della lama, e poi andiamo nell'altro verso. Ed ecco fatto, in un minuto abbiamo tritato una cipolla per fare il soffritto. Come vedete, non ho nessuna lacrima, ovviamente ora se mi ci metto la mano sul viso sì, e abbiamo fatto una cipolla che è perfetta, non ha rilasciato punto succo ed è assolutamente tutta uguale, così che anche in cottura cuocerà alla stessa maniera. Va bene, quindi passiamo a un'altra preparazione adesso. Eccoci, allora passiamo alla carota. Io ovviamente ho pulito il tagliere e la lama. Sempre vanno pulite le lame dopo, quando si cambia, diciamo, alimento. Uso un coltello più piccolo per la carota, così vi faccio vedere anche vari tipi di coltello. Allora, questo funziona esattamente come quello, soltanto più piccolo. In linea generale, la lama deve essere sempre più alta dello spessore di quello che andremo a tagliare, perché se no dopo andiamo troppo in alto con la lama e rischiamo di andare a beccare le dita di sopra. Quindi la carota come la vogliamo tagliare? Diciamo così, la vogliamo tagliare a rondelline, quindi si parte come prima, si mette le dita e si avvicinano e facciamo le rondelline così come abbiamo fatto prima con la cipolla. Ok, se invece volessimo fare delle striscioline, semplicemente facciamo il primo taglio sempre con la mano messa così, lo teniamo fermo bene, ben saldo e facciamo la prima striscia. Dopodiché abbiamo creato un piano perfetto per procedere con il taglio e andiamo a tagliare la carota a striscioline. Stesso discorso, se invece delle striscioline vogliamo fare dei quadratini, lo tagliamo in 2, 3, 4, 5 parti, quello dipende dalla grandezza della carota, in questo caso io direi così può andare bene. Le riallineiamo, ok? Usiamo la lama del coltello per riallinearle tutte in maniera impeccabile, le agguantiamo con le dita, ok? Le teniamo ferme, con il pollice le spingiamo verso la lama e procediamo con il taglio in questo modo. E così abbiamo fatto i nostri quadratini. Vediamo se si riesce a vederlo con magari uno solo, ecco, così. Il gesto è questo, ovviamente più andate indietro più viene grande, quindi ricapitolando facciamo le striscettine. Ovviamente questo, cioè, si può fare piccolo quanto si vuole, l'importante è stare attenti al primo taglio,
ok, in questa maniera qui. Noi facciamo adesso dei cubettini piccolissimi, visto che le carote sono anche dure da cuocere, possiamo fare anche dei quadrettini piccolissimi in questa maniera. Lo sforzo è lo stesso, basta veramente un minimo appena di allenamento, poi dopo riuscirete a moderare, diciamo così, la forza e vincere la paura, diciamo, di usare magari un coltello un pochino più grande, ma si maneggiano meglio i coltelli. Una cosa che non ho detto prima, non si impugna così il coltello, cioè non è la fiaccola olimpica. Il coltello si prende con l'indice qui, così, vediamo se si riesce a vedere così, e l'incavo tra l'indice e il pollice sta sopra qui, e il pollice tiene fermo questa parte della lama, ovviamente non sotto, se no vi tagliate. Quindi la forza anche della mano deve essere questa qui, il coltello così non si muove in nessuna direzione. Ok, ce l'avete ben saldo in mano, così ci fa veramente veramente fatica, ok, quindi nel senso di pugnatura deve essere più o meno questa qui, il coltello così non si muove, vedete, indice e pollice premono su se stessi, le altre dita tengono fermo il manico così come il palmo, e il movimento del polso è questo, così, vi facciamo rivedere così, e questo è la carota, così come può andare bene anche per la zucchina, ok? Questo era la carota. Allora passiamo ad un altro ortaggio. Allora, questo è il cetriolo. Il cetriolo è così come la zucchina. Entrambi, cioè sia il cetriolo che la zucchina, sono ottimi per allenarsi, perché comunque non rotolano, sono abbastanza morbidi, però diciamo non così morbidi che la lama faccia fatica ad attraversarli. Quindi levo ovviamente la testa, e come facciamo? Come prima, lama così, cioè mano così, lama in questa maniera, e andiamo a fare le fettine di cetriolo. Ovviamente all'inizio magari andrete un pochino più piano, dopodiché andrete un pochino più veloce. La lama in genere si usa quasi tutta, quando si batte si usa, diciamo, questa parte qua. Quando invece si va a tagliare un qualcosa così, si cerca di usarla sempre tutta nella sua interezza. Ok, quindi il cetriolo si va avanti in questa maniera. Vedete, adesso questo qui è quasi alto uguale alla lama. Quindi la difficoltà, il problema qual è? Che quando andiamo a fare questo movimento si rischia di andare sopra le dita. Quindi la cosa importante è continuare, diciamo, cioè a non uscire dal limite delle dita. Ok, ovviamente il cetriolo è veramente semplicissimo da tagliare. All'inizio vi consiglio di dividerlo in due per la lunghezza, così da avere sempre la famosa base stabile, e con questo andiamo praticamente in questo modo, così, a tagliarlo. Quando arriviamo qui dobbiamo quasi unire fuori dal bordo, ok, con le unghie teniamo fermo l'ultimo pezzettino qui di cetriolo, e eventualmente possiamo andare a fare questo movimento qui e tagliarlo tutto. Come vedete, mentre parlo, abbiamo tagliato un cetriolo quasi intero, e è molto semplice tagliare in questa maniera. E anche qui facciamo la stessa cosa, andiamo in fondo, quando arriviamo qui con le unghie, però questa sensibilità poi vi verrà naturale, teniamo il cetriolo fermo e semmai andiamo ad affettarlo in questa maniera, usando la parte della lama, questa più esterna. E anche il cetriolo l'abbiamo tagliato. Ribadisco, quando si mette via il coltello, perché non lo stiamo utilizzando, deve essere sempre in posizione di sicurezza. Quindi il coltello con la lama è tutta dentro il tagliere, il manico è vuoto, diciamo, non c'è niente, l'altro coltello che è sotto, nonostante sia diciamo in traiettoria della lama, cosa che giustamente prima ho detto di non fare, c'è il tagliere che protegge. Quindi in questo caso noi possiamo andare a prendere in tutta sicurezza il coltello che abbiamo davanti. Questo è importante, la lama mai lasciata per così, mai lasciata per così, mai lasciata per così, coltello lasciato fuori. Il coltello deve stare così sul bordo del tagliere con la lama tutta all'interno, sempre che punti verso l'esterno. In questa maniera siamo sicuri che anche se sbadatamente facciamo un movimento, diciamo così, non proprio controllato, evitiamo di tagliarci, appunto.
Allora, passiamo al pomodoro. Metto via questo cetriolo. Ok, eccoci giunti allora al pomodoro. Come dicevo prima, il pomodoro deve essere tagliato con un coltello a lama seghettata, anche più seghettata di questa. Questo è un coltello relativamente piccolo, comunque non è un coltello da portata. Il coltello da portata o da tavola si usa per cenare, per pranzare, non si usa per tagliare le varie preparazioni. Occorre un altro set di coltelli. Magari iniziate piano piano a comprarne qualche d'uno un po', diciamo, multiuso, come può essere un coltello tipo questo, e magari procuratevi un coltello che dedicherete, diciamo, al taglio del limone o del pomodoro, in questo caso un coltello seghettato. Allora, come funziona il taglio del pomodoro? Alla stessa maniera dobbiamo levare questo che ci destabilizza il tutto. Stesso discorso, questo è più piccolino, però la mano deve stare sempre nella stessa maniera, quindi unghie indietro, pollice dietro le dita e andiamo a tagliare. Ovviamente è seghettato, quindi bisogna seghettare in questa maniera e facciamo, diciamo, le fettine, va bene? In questo modo, così questo comunque come faremo normalmente. Dopodiché ci rimane questa parte del picciolo. Allora, io questa qui va scavata intorno in questo modo e tolta, perché sennò viene nel taglio. Ok, a questo punto possiamo andare avanti con le nostre fettine. Nessuno vieta di tagliarlo dopo, però così lo fate una volta sola invece che poi dopo magari 5-6 fette da riprendere. Se volessimo fare il pomodoro a cubettini, io farei una fetta leggermente più spessa in questa maniera qui e poi procediamo come abbiamo fatto prima per gli altri ingredienti. Quindi lo tagliamo a strisce della dimensione, diciamo, che uno sceglie di dare poi al cubettino finale, e poi cambiamo verso e tagliamo semplicemente in questo modo il pomodoro che ritorna, diciamo, a cubetti. Quindi il pomodoro è ancora stabile, quindi non lo cambio di lato. Faccio un'altra fetta, la fetta la metto per il verso, diciamo, verticale, e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, quella, a seconda di quanto uno vuole far venire grande il cubettino, e poi lo giro nell'altro verso e sempre con la stessa tecnica della mano in questa maniera, tenendo fermi anche i lati con indice e con pollice e mignolo, andiamo a fare i cubettini anche qui. In questa maniera possiamo farli più o meno piccoli, in questo modo, e questi sono più piccoli, diciamo, di questi. Quando arriviamo alla parte del pomodoro che non è più stabile, va bene, se dovessimo fare ancora delle fette procediamo in questa maniera: pollice dietro e tutto il resto della mano davanti e la lama che scorre tra le quattro dita e il pollice dietro, in questo modo. Così, in questa maniera abbiamo un'altra fetta intera. Questa è troppo, sembra troppo bassa, ma possiamo ricavarne un'altra fetta, sempre con la stessa tecnica. Ora provo a metterlo a favore di camera, in questa maniera, andando piano 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 piano. Ovviamente se sentiamo sotto la lama, sotto le dita la lama, apriamo semplicemente la mano e non succede niente. E così abbiamo fatto altre due fette. Allora, la parte questa qui, diciamo, del pomodoro è quella che si taglia peggio perché c'ha la sua, diciamo, buccia esterna. Quindi, quando siamo in sicurezza che il pomodoro non si muove, stesso discorso facciamo così. Lo premiamo verso il tagliere con le dita, facciamo i tagli, quelli verticali, e poi giriamo il pomodoro e li facciamo più o meno piccoli a seconda di quello che vogliamo andare a preparare. Eccoci allora al taglio delle patate. Come dicevo prima, le patate sono quelle forse un pochino più complicate perché hanno un sacco di amido all'interno, e l'amido cosa fa? Quando ci passa la lama, che è più fredda, tac, si attacca alla lama stessa. Quindi, come funziona? Allora, proviamo a fare, diciamo, delle patate per fare arrosto. Questa è una patata abbastanza piccola, d'accordo? Per fare l'arrosto io farei così, la taglierei in due, come sempre, mano a cavalcioni tra le due estremità. Uso questo coltello qui, come vi dicevo prima, non so se si vedono, forse qui si fanno le bollicine, diciamo, dell'amido, e si sente anche a toccarlo sulla lama. Questi incavi fanno sì che
la lama rilasci poi dopo la patata. Dobbiamo farle per le patate arrosto, quindi la tagliamo in due, poi in quattro. A questo punto ho fatto una taglio per tutta la lunghezza, giro la patata come mi fa comodo, se foste mancini la girereste in qua, ovviamente, ok? In questa maniera qui, quindi prendo la misura di quello che mi serve, diciamo per farla arrosto potrebbe andare bene in questa maniera, e semplicemente affondo la lama nella patata. E questo è una possibilità di taglio. Aspetta, ve la divido. In un secondo qui facciamo semplicemente la patata a cubetti, così che possa essere pronta per farla arrosto. Allora, levo la patata di mezzo, pulisco la lama perché con le patate appunto c'hanno questo problema. Le facciamo adesso, diciamo, le vogliamo fare fritte, va bene? Quindi cosa si deve fare? Si deve fare dei bastoncini. A questo punto, con la mano così, pigio forte sul tagliere, affondo la lama e levo il primo pezzo. Poi, stesso discorso, però a questo punto andiamo a cavalcioni della lama perché gli diamo più stabilità, e andiamo diritti giù, piano 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 piano. Ecco fatto, io sfilo il coltello perché se lo lasciassi dentro la patata si attaccherebbe, ma guardate, vedete, questo è quello che fa. A questo punto per fare i bastoncini come facciamo? Semplicemente la tagliamo per questo verso così. Vedete la patata come rimane attaccata? Ecco, e così abbiamo fatto, poi dopo possiamo tagliarli ancora se li vogliamo ancora più fini. In questa maniera abbiamo fatto le patate pronte, diciamo, per friggere. Ok, se volessimo invece fare le patate, diciamo, a rondelline, ma non so quante volte si possano fare nella vita le patate a rondelline, possiamo procedere come prima. Quindi la mano così, puntiamo le unghie, andiamo in avanti, ci appoggiamo la lama e andiamo semplicemente a tagliare la patata per l'altro verso. Come sempre, più fine, più grosso ancora, questo dipende da quello che dovete fare. Come vedete la patata è già praticamente tagliata. Se non volete rischiare, la fate singola, così, e come sempre andiamo a tagliare con questo movimento. Vedete la patata come rimane attaccata? Andiamo semplicemente con questo movimento. Il giochino che fanno gli chef, non so se l'avete visto, di non guardo dove taglio, è semplice perché il controllo ce l'ha questa mano qui. Cioè io posso anche chiudere gli occhi in questa maniera, vedete, e vado a tagliare, so benissimo fino a quando ho finito la patata, che è questo pezzettino qui. Ok? Perché il controllo ce l'hanno la mano sinistra e la mano destra. Gli occhi servono, diciamo, da terzo controllo, però di fatto uno potrebbe tagliare completamente al buio. Questa era la patata. Ed ecco, questa era la lezione di taglio delle varie, insomma, delle varie cose che possiamo tagliare. Ovviamente cosa vale per uno vale per l'altro. La regola di trovare il pari, di fare le linee, i tagli verticali, poi girare e fare tagli orizzontali, così vale per qualsiasi tipo di cosa che andate a tagliare, anche la carne, anche il pesce, qualsiasi cosa. Le regole sono sempre le stesse. Vi ricordo le lame, va bene? Sempre belle, delle belle lame, ben affilate, e che, mi raccomando, il manico non sia applicato alla lama, ma che sia tutta un'unica fusione, come vediamo questi coltelli qui, che sono anche, diciamo, abbastanza economici, però questi hanno il manico, vedete, la lama che entra proprio dentro il manico, e poi c'è stato applicato questo rivestimento di plastica, così come questo di gomma, ma la lama arriva fino a qua giù. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like e di farmi pubblicità. Detto questo, spero di esservi stato utile, e seguitemi per altre ricette e per altri consigli. Scrivetemi qualora aveste delle perplessità, qualora non mi fosse venuto in mente qualcosa, perché sono veramente decenni che io taglio in questa maniera, quindi potrei aver omesso qualcosa per forza dell'abitudine. Non fatevi problemi, scrivetemi, chiedetemi tutto quello che volete. Spero di esservi stato utile. Alla prossima!